Avvicinarsi al video animazione significa accedere al mondo magico dell'immagine animata. Norma McLaren dice infatti che il cinema dell'animazione è l'arte dell'immagine in movimento, quasi una danza animata sullo schermo. Le storie animate, infatti, prendono vita solo quando sono sullo schermo. Prima esiste solo una sequenza di immagini che diventano animate solo quando vengono proiettate in rapida successione davanti ai nostri occhi. Il cinema d'animazione è quindi l'arte della manipolazione delle immagini. Quante immagini servono per creare il movimento? Nel cinema si usano 24 fotogrammi, nel video 25 frame. Quindi per realizzare un secondo di filmato avremo bisogno di 24-25 immagini. A scuola possiamo però rendere più agevole l'attività utilizzando la tecnica del doppio fotogramma. Assegnare, cioè, ad ogni disegno, ad ogni immagine, il valore di 2 24esimi di secondo. In questo modo, per realizzare un secondo di filmato, avremo bisogno di solo 12 immagini. Quali esperienze sono possibili a scuola? Intanto, è bene cominciare con la costruzione di giocattoli ottici. Per esempio, il film, cioè quei librettini le cui pagine si fanno scorrere con il dito pollice in modo da visualizzare l'azione disegnata. Poi, per realizzare i nostri video di animazione, possiamo usare varie tecniche. Per esempio, possiamo far muovere sagome di cartoncino più o meno snodate, oppure possiamo muovere pupazzi o oggetti di uso comune, per esempio i giocattoli dei bambini. Ancora possiamo usare il pomo e la plastilina, materiali diversi o addirittura le persone. In questi casi usiamo la fotocamera digitale per riprendere le diverse immagini, avendo cura che gli spostamenti siano minimi da un'immagine all'altra, in modo tale che poi alla fine il movimento risulti più fluido. Le fotografie vanno poi scaricate e montate in sequenza con un software di editing video. Sono sufficienti i software presenti nelle più recenti versioni di diversi sistemi operativi. Allo stesso modo possiamo fotografare e montare una serie di disegni su carta per realizzare il classico cartone animato, ma possiamo anche usare disegni realizzati direttamente al computer. Certo è che, al di là della tecnica utilizzata, lavorare ad un piccolo video di animazione permette agli alunni di accedere a un mondo magico dove i confini della realtà possono essere oltrepassati e di esprimersi con le modalità proprie del fiabesco, del fantastico e del creativo. Si tratta di un approccio basato sul fare e sul fare insieme, usare i vari materiali e scoprirne le proprietà, utilizzare strumenti e tecniche diverse, individuare insieme le soluzioni ai vari problemi che via via si pongono, ma prima di tutto progettare scena per scena quella che poi dovrà diventare la nostra storia animata sullo schermo. Si tratta di attività altamente formative in una scuola che riscopre il valore della manualità, del laboratorio, del bricolage creativo. Secondo me il fumetto va pensato come linguaggio in cui immagine e parola sono strutturalmente connessi l'uno all'altro. Se noi pensiamo ai libri illustrati, per esempio, in quel caso l'immagine è un corollario rispetto al testo. Il testo ha una vita autonoma, anche se può vivere anche senza l'immagine. Nel fumetto invece non è così. Nel fumetto la parola non vive senza l'immagine, e l'immagine ha bisogno della parola per potersi completare, per poter riempire quegli spazi di significato che l'immagine da sola non è in grado di soddisfare. Quindi secondo me questo è già un elemento strutturale del fumetto che lo caratterizza in maniera decisiva. E dopodiché il linguaggio del fumetto è un linguaggio di sintesi che viene legato a una storia molto, molto lunga, molto lontana nel tempo, ma che è riuscito a proporsi come a sintesi appunto originale della possibilità di comunicare attraverso delle immagini che sono statiche fondamentalmente, mettendoci dentro quello che un'immagine statica non può di per sé dare, cioè per esempio il movimento, cioè il sonoro,
no? E quindi attraverso il codice dei segni, attraverso una serie di segni, pensiamo alle onomatopee, pensiamo alle linee cinetiche, è riuscito a completare l'immagine e quindi a rendere la storia più ricca, più coinvolgente anche per il lettore. E quindi secondo me questo è un altro aspetto importante. Poi il fumetto chiaramente ha utilizzato il contributo che viene dalla fotografia, che viene dal cinema, quindi il codice dell'inquadratura, e anche questo è un altro elemento che ha arricchito molto quella che poteva essere la staticità iniziale di alcuni fumetti con le figure intere tradizionali. Adesso è sempre più nei prodotti più recenti, il fumetto è molto dinamico, ci sono figure che vengono inquadrate con angolature diverse e si gioca moltissimo con i dettagli, con i primi piani, con i primissimi piani, con i campi lunghi o meno. E quindi diciamo che il fumetto usa il più possibile tutti questi elementi che gli sono derivati anche da altro, ma che poi ha rielaborato e risolto in maniera propria, in maniera originale. Per quanto riguarda invece la questione dell'efficacia del fumetto, il fumetto funziona quando la forma che è stata scelta, il significato che si vuole esprimere, la funzione che il testo ha, no? Sono tra loro interconnesse effettivamente, cioè sono l'una in funzione effettivamente dell'altra. Secondo me, per esempio, alcuni dei lavori che hanno fatto delle studentesse degli anni passati nei miei gruppi e anche in altri rendono questa idea. Non so, questo fumetto qui racconta di una vicenda drammatica della morte di un giovane e del recupero dei suoi organi. Il fatto che sia stato reso con un bianco e nero così deciso, no? Con un grande uso del nero, rende la drammaticità della situazione che viene raccontata. Altro esempio invece, e anche in questo caso sicuramente chi ha lavorato su questo fumetto aveva delle abilità nel disegno, però in questo caso la storia raccontata è una storia surreale, è resa con questi colori molto sfumati, con queste tinte pastello, no? Con questa leggerezza che è funzionale appunto a comunicare anche un qualcosa di poco realistico. Un'altra cosa che invece è testimonianza di come si può risolvere un fumetto anche rappresentando la figura umana in maniera tradizionale è questo decalogo della brava studentessa, in cui un gruppo ha in dieci tappe ironicamente dimostrato quali sono i comportamenti corretti che una studentessa dovrebbe tenere. Vedete che in questo caso la studentessa non è stata rappresentata con una tradizionale figura umana, ma con una specie di pupazzo costruito con delle forme molto, molto semplici. Penso che nel laboratorio c'è la possibilità di lavorare in entrambi i campi, sia quella della lettura sia quella della scrittura. Lettura e scrittura non devono essere due momenti nettamente distinti, perlomeno in una fase iniziale. È opportuno che le esercitazioni di lettura e di scrittura si accompagnino, perché il bambino va guidato progressivamente a scoprire gli elementi del linguaggio del fumetto di cui deve progressivamente impossessarsi e che verranno scelti in relazione all'età. Con i più piccoli lavoreremo magari sulle nuvolette e sulla vignetta, con i più grandini possiamo lavorare con le onomatopee, con le linee di movimento, con i piani, con i campi, con i più grandi ancora si può lavorare con sul montaggio, sugli effetti, su questi elementi sicuramente un pochino più complessi da conoscere e da attuare. Quindi lettura e scrittura che proseguono parallelamente, ma la scrittura che poi è opportuno che trovi un momento conclusivo o comunque un momento significativo in cui generalmente a livello di gruppo si produce un fumetto, e questo diventa il momento in cui tutte quelle cose che si sono imparate devono trovare una loro applicazione che è funzionale a un'idea, a un progetto di fumetto, a un'idea
un'idea progettuale a quello che si vuole comunicare al gruppo a cui mi rivolgo, quindi funzionale all'idea comunicativa, insomma, che deve stare alla base del fumetto stesso.